semafori intelligenti, tutor, chi non rispetta il codice della strada, ma non rispetta il cittadino residente, deve essere sanzionato. Cioè il sindaco deve mettere in piedi tutti quegli accorgimenti tecnologici che ci sono per perseguire chi non rispetta gli residenti delle zone. È rivolto al sindaco di Fano Massimo Seri l'appello degli abitanti del quartiere limitrofo al Ponte Rosso, in particolare delle vie Abbazia, Canale Albani, Papiri, a 4 novembre e Montegrappa. Al primo cittadino hanno fatto recapitare anche una lettera firmata da 124 persone per chiedere di mettere in atto una lotta decisa al bullismo stradale. Parliamo, hanno precisato nel documento, di coloro che sono totalmente incuranti del rispetto delle norme stradali e sono sempre pieni di disprezzo verso la società e verso gli inermi residenti di queste vie. Non possiamo più sopportare situazioni da far west senza compromettere la nostra salute, hanno precisato. Chiediamo semplicemente il rispetto civile al quale abbiamo diritto. Antonio, quali sono le violazioni che riscontrate e che cosa contestate? Noi siamo preoccupati perché in via Papiria, dove io risiedo, ci sono dei limiti di 30 orari, ma nessuno li rispetta. Tant'è che ultimamente, pochi giorni fa, c'è stato un incidente che ha portato via un cartello stradale. E non vorrei aspettare il morto per poi far sì che le cose siano fatte a seguito di una tragedia. Gradiremmo che sia, per esempio, alzato il dosso, che adesso ormai ha un'altezza risibile, che non rallenta per niente, e l'ideale sarebbe magari un semaforo che, accertando la violazione dei limiti di velocità, segni il rosso alla fine della via. Ci sarebbe un rallentamento di tutti e una tranquillità di tutti quanti. Renzo, ma anche nelle vie limitrofe la situazione non è migliore? Certamente, anche perché abitando io in via Don Gentili ormai da 55 anni, è chiaro che a un certo punto questa situazione la tollero, perché oggi come oggi, stando al traffico che ci abbiamo, non è più vivibile. Dal momento in cui noi abbiamo una interquartieri, se la si vuol chiamare interquartieri, non ha più ragione di esistere l'alta velocità sul raccordo che da via dell'Abbazia, via Canale Albani, via Papiria, non hanno più ragione di esistere queste situazioni. Ma noi come cittadini interessa poco il codice della strada, interessa il rispetto dei cittadini residenti. Questa per noi è funzionale, insomma. Quindi... Anche perché queste vie sono vicine a un centro abitato, ma anche a un luogo dove ci sono diversi servizi. Certamente, se noi andiamo al piano regolatore, e i piani regolatori sappiamo benissimo che sono il cuore dello sviluppo di una città, noi non abbiamo rispettato assolutamente nulla di questa situazione, specialmente nella zona del Ponte Rosso. Il piano regolatore dopo la guerra prevedeva che tutta la zona Ponte Rosso, quindi via dell'Abbazia, via Canale Albani, doveva diventare un centro servizi che è stato limitato evidentemente dal traffico, perché via dell'Abbazia, ripeto, e via Canale Albani sono strade di alto scorrimento. Non ha più necessità di avere tre corsie, di conseguenza noi chiediamo che queste corsie vengano limitate a parcheggi al servizio dei cittadini, perché meritiamo evidentemente questo rispetto.